Ho conosciuto, come molti di voi, direttamente Del Camera e mi ha sempre colpito un fatto che lui raccontava e che mi permetto di consegnarvi anche questo. Perché Del Camera aveva raccontato, un amico aveva poi scritto queste parole, che quando era stato consacrato vescovo ausiliare di Rio de Janeiro nel 1952 aveva aperto il palazzo residenziale a tutti, mendicanti, disoccupati, ragazze madri. Il cardinale allora lo aveva mandato a chiamare dicendogli che non era bello vedere tutta quella confusione e lo sporco che quei poveracci portavano con sé, che forse avrebbe fatto meglio di evitarlo. Don Helder ci aveva pensato un attimo e poi si era sfilato l'anello episcopale dalla mano dicendo: Eminenza, pochi giorni fa, durante la mia consacrazione, lei mi disse, pronunciando la formula di rito, è il rito proprio quando ordinano i vescovi, no? Queste parole: ecco, ti offro il tesoro più caro della Chiesa di Cristo, i poveri. Visto che oggi mi vieta questo tesoro, può riprendersi anche l'anello. Che grande Del Camera! E allora sì, con queste premesse, ma con queste premesse vi prego, noi possiamo parlare dell'enciclica, ma con queste premesse. E sai perché a volte è tutto difficile, parole, paroloni, io faccio fatica, ma ho detto, l'unico lato in scienze confuse. Ma ne sento l'intensità, la profondità. Ma non vorrei dimenticare quella porta dove Giovanni Paolo II era entrato. Perché quella porta era quella del seminario minore. Io ero entrato in un'altra porta, nella casa del giudice Livatino. E quando sono entrato, la mamma mi ha preso per mano, mi ha portato nella camera del figlio, mi ha aperto il diario. E questi occhi hanno visto casualmente quella pagina, che io ve la consegno, una riga, dove Livatino aveva scritto. E non avrebbe mai pensato che questa sera qui, con le parrocchie della Vicaria, con voi che siete venuti, io piccolo cito il suo diario, la sua riflessione e la sua preghiera. Lui così umile non avrebbe mai pensato. Eppure noi, questa sera, parlando di Livatino, di quel giovane magistrato, ucciso da Cosa Nostra, che è quell'incontro che i suoi genitori fa bollire qualcosa nella coscienza del Papa, che dirà quelle parole, quella reazione delle mafie con quegli attentati, uccidendo preti, eccetera. Sai cosa aveva scritto su quel diario? Tante cose, ma la pagina che la mamma, prendendomi il diario, mi ha fatto vedere quel giorno, si è fermata su questa riga, dove aveva scritto per sé che alla fine della vita, c'era scritto, non ci sarà chiesto se siamo stati credenti, ma credibili. Che botta, ragazzi. Non basta dire baci, bacetti, tu le Madonna, tutti i santi, per tutti i padroni. Non basta. Noi siamo chiamati a essere credibili. Certo, diamo anche i bacetti, che ne so io. Però poi dopo, se non salviamo questa terra con il cielo. 20 giorni prima di essere ucciso, verrà ucciso nello stesso periodo, dopo Don Puglisi. Siamo 15 settembre, il giorno del suo compleanno. La mafia sceglie sempre dei giorni simbolici, sempre. Pochi mesi dopo, il 19 marzo, giorno del suo onomastico, la camorra uccide a Casal di Principe Don Peppino Diano. 20 giorni prima mi aveva chiamato Don Peppino a parlare nella sua parrocchia. E come fosse una sera come questa, a Casal di Principe, nella chiesa di San Nicola, Don Peppino era, se non è che ha, però era così, Don Peppino
era al mio fianco, come si fa tra persone amiche, ero andato volentieri, lui era assistente degli scout, era assistente dei Rajeshi, era parroco nella sua città dove era nato Casal di Principe. È stato un bel incontro, semplice. Domande di persone e un confronto, un ascolto, un riflettere insieme. E poi vi devo dire, dopo quell'incontro, una buona mozzarella. E dai, perché lì c'è la mozzarella buona. E una bella fetta di salame, come si fa tra amici. Certo, salame lo recupero. Ecco. Ma no, adesso a parte, io Don Peppino l'ho mai dimenticato. 20 giorni dopo abbiamo tutti appreso che Don Peppino è stato ucciso. Chi vi sta parlando è sotto processo, io sono sotto processo, insieme alla mamma di Don Peppino, dell'ex sindaco, di un ragazzo giornalista del giornale del luogo. E la lentezza, siamo nel 94, immaginate il 19 di marzo, la lentezza. E allora ci vuole veramente una giustizia più veloce, una giustizia breve, non con i meccanismi per tutelare le vicende giudiziarie di qualcuno soprattutto, ma in generale per tutti una giustizia breve ci vuole nel nostro paese, nel nostro paese. Pratica per tutti, anche per i poveri cristi che non hanno 40 avvocati che provvedono e trovano tutti i meccanismi per guadagnare tempo. E voi conoscete tanti poveri cristi che hanno sbagliato, che devono rispondere, ma che si possono applicare mille percorsi, mille alternative, mille attenzioni nel rispetto della giustizia. Noi siamo ancora sotto processo, la mamma, quel giornalista, l'ex sindaco. Ma cosa abbiamo fatto di tanto grave per essere noi sotto processo? Perché la camorra che oggi è la mafia che denuncia gli altri, avete capito? Perché quando lo viene ucciso, io che ero stato nella sua parrocchia, lo conoscevo, vedevo la sua passione, il suo impegno, la sua grande generosità. Quando viene ammazzato, comincia la campagna diffamatoria sostenuta da un quotidiano che metteva le foto delle ragazze dell'oratorio con il prete o con le ragazze degli scatti, le ragazze, per dire no. Non è stato ucciso Don Peppino perché era impegnato per la legalità contro i giochi criminali. No, un problema di donne. Il fango. Storia che arriverà per Giancarlo Siani, arriveranno per altre figure. Il depistare, il creare dubbio, inquinare. E io ricordo che c'è una reazione dentro, ma ricordo anche di aver trovato anche uomini di chiesa dove Don Ciotti deve essere prudente. Sa, qui si dice, perché gli si dice? Ma guardi uno, brava persona, tutto guardato, bene, eccetera. Brava persona, dice, guardi, stia prudente Don Ciotti, perché qui si dice che purtroppo sa Don Ciotti il problema. Dico no, guardi, bisogna. E la mamma, immaginate una mamma che gli uccidono il figlio, sacerdote, impegnato, che si vede il fango, il sospetto, e questa donna dice ha ammazzato mio figlio una seconda volta. È una donna semplice, due volte che la incontro, lei parla in modo stretto questo dialetto di quel territorio, capisco mai niente, ma riguardo gli occhi, le mani, il cuore, ce l'ho presente in questo momento questa donna, nella sua semplicità. Allora noi abbiamo reagito dicendo no, io ho detto che era spazzatura per il giornalismo, anche per tutelare quei tanti stupendi uomini nel mondo dell'informazione, e non posso dimenticare nuovi giornalisti uccisi dalle mafie perché cercavano la verità e volevano costruire la giustizia. Anche perché non si generalizzi, non si semplifichi, perché diventa importante per me e per voi sempre saper distinguere per non confondere.